Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi esploreremo e batteremo la palestra di Ferruggipoli, o meglio Rustboro City, chiamatela come volete in inglese oppure in italiano. La nostra squadra attualmente è formata da Trico a livello 12, Tailow a livello 13 e Torchic a livello 14, non contando per ora Pikachu che ce lo teniamo come mascotte ma a livello 60, quindi tendiamo a non usarlo. Allora, magari mettiamoci davanti te, anzi no, Trico deve prendere punti esperienza, quindi lasciamo davanti lui e iniziamo ad esplorare Ferruggipoli, mentre vi ricordo di lasciare un bel mi piace se la serie e il video vi stanno piacendo. Oh, siamo entrati in una scuola, credo, con il Team Rocket. Comunque vi dicevo un bel mi piace, un commento facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco e della ROM in generale, della serie in generale, e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Per l'ultima volta, dice Jesse. Dacci tutti i Pokémon che hai. Non è una decisione così difficile da prendere, vero? Dice James. Alla maestra, immagino. Oh no, c'è quel ragazzo. Show him the might of Team Rocket. Fagli vedere la potenza del Team Rocket. Dice Meo. Va bene, va bene. Eccoli qui, i Team Rocket. Chiamando nel campo Sivyper a livello 9. Quindi anche i loro Pokémon ora sono ritornati ad essere deboli, diciamo. Ecco, magari magari conviene cambiare Pokémon, che dite? Mandiamo su Torchic. Il contro Sivyper a livello 9, insomma, Trico non è il problema massimo. Beh, anche Torchic in realtà si è preso un bel colpo in faccia. Andiamo di Flame Charge, quindi fa parecchio male, e aumentiamo pure la nostra velocità. Haze ha messo Nebbia, boh, va bene. Andiamo di Braciere e addio Sivyper. Trico sale a livello 13, ottimo. Wobbuffet, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo. Allora, Wobbuffet però è un Pokémon che loro hanno preso nella regione Johto, quindi potrebbe essere di livello alto, quindi mandiamo Pikachu. Più che altro per non sminchiare anche i livelli dei nostri Pokémon come avevamo fatto all'inizio di Johto, vi ricordate? Con un Pokémon del Team Rocket, infatti questo è a livello 30. Un Pokémon del Team Rocket aveva praticamente fatto salire di 10 livelli uno dei nostri appena presi, quindi non era al massimo. Cacnea, Pokémon di Hoenn, quindi mandiamo uno di Hoenn. Ecco, così almeno da non davvero sminchiare tutti i livelli, perché avessimo fatto uccidere quel Wobbuffet, o anche solo avessimo fatto combattere contro Wobbuffet, uno dei nostri nuovi Pokémon sarebbero saliti probabilmente di 4-5 livelli. Tailow sale a livello 14 e tocca a Vrumpol ora. Lasciamo ancora Tailow e andiamo di... Ah, è così debole, livello 5, beh, allora un attacco rapido basterà. Anche senza un attacco d'ala. Perfetto. Il Team Rocket svanisce ancora, esplode via. Abbiamo salvato la tua palestra, la sua scuola, Roxanne. Ah, Roxanne tra l'altro è la capo palestra di questa città, o sbaglio? Grazie per il tuo aiuto. I wouldn't know what to do without the children. Non saprei cosa avrei fatto senza i bambini. Ah, volevano catturare i bambini? No, now that everything is alright, I'm going to the gym. Come by sometime. Ora che tutto a posto andrò alla palestra. Vieni a trovarmi qualche volta. Questi sono bambini che non parlano. Va bene. E a questo punto possiamo uscire. Ma Team Rocket voleva bambini, non mi sembra. The students learn so much from the school we have here. Gli studenti imparano davvero tante cose dalla scuola che abbiamo qui. Ok, andiamoci in curate i Pokémon molto velocemente. Ed andiamo a visitare un po' meglio questa città, questa Ferruggipoli. Nel market, messo che possiamo comprare le stesse cose. Ciao Bullo. Ok, questo dice che è sempre una buona idea fare scorta di pozioni. E sai che ti dico? È vero, ma per adesso non ci servono. Niente, sempre le solite cose, quindi usciamo. Usciamo ed andiamo a parlare a questo assistente del professore. This town is the home of science, not even Kanto can beat us. Questa città è la patria della scienza. Nemmeno Kanto può batterci. Attenzione. Questo sta cercando un Seedot e vorrebbe scambiarlo con Matuita. Non abbiamo Seedot, quindi niente. Sharing is caring. Condividere e prendersi cura di qualcun altro. Penso sia un motto in inglese che noi traduciamo in un altro modo. Comunque ci ha regalato una Premier Ball, quindi grazie mille. Lì c'è la palestra. Roxanne can be really tough. I've perfected a move to beat her tough. It's called Iron Tail. Iron Tail potrebbe impararla Trico. Beh, non sarebbe male da insegnare a Trico. È una mossa di tipo acciaio.
che potrei insegnargli al posto di Pound, tanto abbiamo quel che attacca, quindi insegniamogli Iron Tail. Perfetto, ci ha insegnato una mossa da usare contro Petra. Infatti Petra, o meglio Roxanne, chiamatela un po' come volete, è la capopalestra di tipo roccia di questa città, che ricalca un po' appunto l'essere il primo capopalestra di tipo roccia, Brock. Mr. Briny has such a cute wingle, Pico. Il signor Briny ha un wingle davvero molto carino che si chiama Prico. O meglio, Prico, giusto? No, Pico, giusto? E c'era anche nei giochi principali, Pico. We experiment and create many things at the Devon Corporation. Sperimentano e creano molte cose alla Devon Corporation. Questa però ce ne andremo dopo, va bene? Dopo la palestra. Roxanne è il capopalestra di questa città. Usa Pokémon di tipo roccia. Grazie, cara ragazza. Qui non c'è più nulla da visitare. Qui dietro, nada. E a questo punto direi di andare alla palestra. Direi di andare alla palestra. Eccoci qua. Roxanne usa Pokémon di tipo roccia. Sono deboli contro acqua, erba, lotta, terra e acciaio. E a dispetto di tutte le debolezze, sono forti contro fuoco, coleottero, volo e ghiaccio. Normale e veleno non gli fanno molto. Ok. Allora io dovrei però ricordarmi se qualcuno di questi Pokémon di Ash si evolve. Mi sembra che Tailu si evolva, quello sì. Trico non mi ricordo però se si evolva. Mi sembra che diventi Grovyle. Mi sembrava di ricordare che Ash avesse un Grovyle. Mentre Torchic mi sembrava di ricordare che Ash avesse proprio un Blaziken. Quindi facciamo così. Tagliettino, vado a controllare che i Pokémon di Ash si evolvano e torno subito qui. Ok, ci risuono. Non capisco perché sia così difficile trovare delle informazioni sulla squadra di Ash. Ci ho dovuto sprecare un po' di tempo, soprattutto per trovare le sue evoluzioni. E a quanto pare, Tailu si evolve in Swellow, come vi ricordavo. Trico si evolve in Sceptile, fa tutti gli stadi evolutivi. Mentre Torchic si evolve solo in Combusken, non anche in Blaziken. Mentre poi avrà Corphish e Torkoal. E un Glalie alla fine. Quindi andiamo, possiamo far evolvere Trico come e quando vogliamo, quindi Trico si evolverà tranquillamente, così come Swallow, o meglio Tailu. Allora, andiamo di Mega Drain. Dimmi che non ha Stardi, perfetto, non ha vigore. Ecco fatto, Trico sarà livello 14. Altro Geodude, altro giro, altra corsa. Altro Mega Assorbimento. Easy. Ok. E abbiamo battuto Josh. Poi chi c'è di altro qui? Altri allenatori. Ah, da sfidare in doppio, perfetto. Ok, dovrei avere Tailu come secondo Pokémon. Va bene, dai. Spero abbia un Pokémon di tipo roccia. Lotta? No, tutti e due di tipo roccia. Va bene. Non c'è problema. Mega Drain su Geodude e volo, così non veniamo colpiti su Onix. Così il nostro Tailu non viene colpito. Ok, fuori uno. Cosa è stato Onix? Lucidatura? Perché ho visto che si è aumentato qualcosa, mi sembra la velocità. Aia. Ah, Rockthrow mi ha fatto cadere Tailu a terra. È vero. Andiamo di Quick Attack e altro Quick Attack, vai. Con Rockthrow mi ha fatto cadere Tailu a terra, non mi ricordavo di quell'effetto secondario. Quick Guard, vediamo cos'è. It may use protect No, non ci serve, non ci serve. Yes. Non ci serve assolutamente. Perfetto, ed ora tocca alla capopalestra Roxanne, o meglio Petra in italiano. Salve! Grazie per avermi aiutato prima. You've already shown me what a strong trainer you are, so let's get started. Mi hai già dimostrato che allenatore forte tu sia, quindi iniziamo subito. Andremo ovviamente con Trico. E come secondo direi Torchic. Vai. Anche se penso basterà Trico a battere tutti i suoi Pokémon. Non penso che sarà difficile. Lei manda in campo Geodude. Geodude. E noi andremo di Mega Drain. Abbiamo già battuto un Geodude. Lui rimane con Stardi, peccato. Neanche cosa usa Rockthrow. E fallisce, giustamente. Che rabbia, Pokémon che usano Stardi. Che hanno Stardi. Cioè, che sarebbe Vigore in italiano, eh? Nospas. Ok, tipo roccia. Un bel Mega Drain. Bella la difesa speciale di Nospas, eh. Ha provato a usare Falce Cannone lui. Non mi avrebbe ucciso comunque perché sarebbe stato poco efficace. Però giustamente ha fallito.
E saliamo a livello 16. Abbiamo battuto Roxanne. Che grande vittoria. Wow, sì, davvero emozionante questa battaglia. Vabbè, ragazzi, abbiamo visto che la difficoltà di questo gioco era ben calibrata all'inizio. Ma andando avanti, allora, si riprende un po' verso il finale delle regioni. Cioè, per esempio, alla Lega di Johto era una bella difficoltà. Però durante l'avventura è davvero abbastanza facile questo gioco ormai. Ti sei guadagnato la medaglia Pietra. Eccola qua. E anche questa MT, Rock Polish, che sarebbe lucidatura. Aumenta la velocità del Pokémon. Ok. Stop by and visit the school anytime you can. Fermati e visita la scuola ogni volta che vuoi. No, grazie. Voi volete tornare a scuola, ragazzi? Anche su Pokémon? Non penso proprio. Comunque, ora vi avevo detto che sarei andato alla Devon Corporation, quindi andiamoci. Salve bambina. Voglio un Pokéghiar. Mi spiace. I hear they are making all kinds of new thing inventions so exciting. Ho sentito che stanno creando nuove invenzioni, davvero eccitante. Stiamo lavorando su tante cose nuove ora. Ne abbiamo una che crea una proiezione olografica dei suoni dei Pokémon, e un'altra che ti permette di parlare con loro. Ne abbiamo una che ti permette anche di diventare tu stesso un Pokémon, e una macchina che usa i fossili dei Pokémon, makes Pokémon using fossils and creation fluid. Fa usare ai Pokémon i fossili e le creazioni fluide. Ok, qua ammetto la mia ignoranza, non capisco bene cosa voglia dire quel tipo. E qui ci dà un oggetto che hanno appena inventato, molto raro. Ci dà un altro condivide esperienza, quindi niente male. Ricordatevi di passare lì perché possono comunque sempre servire con l'esperienza. Benvenuto alla Devon Corporation, grazie. Qui sopra invece abbiamo un tizio del Team Acqua, signore e signori, proprio lui. Cosa ci fa un ragazzino qui? Vattene, sono occupato. E ci combatte. Un tizio del Team Acqua che ci combatte e manda in campo Crowdunt a livello 14. Impazzito totale. Andiamo di. Avrà più difesa speciale o più difesa Crowdunt? Andiamo di Mega Drain. Ah però, che danno, eh? Bubble Beam. Beh, non ci fai molto con Bubble Beam. Andiamo di Iron Tail. Ah, fallito, dai. Water Pulse, adesso mi confonde, vedrai. Andiamo ancora di Iron Tail, giusto per vedere l'animazione. Che è classica animazione di mosse di tipo acciaio. Grovyle a livello 17. Abbiamo battuto la recluta del Team Acqua. Non posso crederci che ho perso contro un bambino come te. Devo ritirarmi. Bravo, vattene, ciao. Grazie per aver mandato via quell'uomo. I worry over what. Mi sto preoccupando di cosa potrebbe accadere. Io sono il Mr. Stone, Mr. Pietra in italiano, il presidente di questa corporazione. Ho trovato un Amber fossil. I'm waiting for it to be revived. Ok, ha trovato un fossile di Ambra, credo. E sto aspettando che sia rivitalizzato. Mi spiace, ma non credo che possa resuscitare i tuoi fossili ora. Prova a tornare più tardi. Ok. Qui però avete visto che c'è un altro tizio del Team Acqua. Cioè, il primo tizio del Team Acqua. La prima recluta del Team Acqua da battere. Quindi se volete andare lì a batterlo, assolutamente fatelo, che è esperienza gratis. Anche se, come vi avevo detto, appunto, questo gioco non è che sia proprio così difficile ormai. O almeno per la prima parte di Hoenn mi è sembrato davvero una cavolata, pur non usando mai Pikachu, tranne quando il Team Rocket ha tirato fuori il Pokémon a livello 30, che ovviamente lì lo chiamava. A questo punto, dopo aver completato completamente la città di Ferruggipoli, potete andare qui, parlare con Mr. Briny. Oh, ciao! Sembri un po' perso, vero? Se stai cercando un modo per raggiungere Dewford Town, beh, posso portarti lì quando vuoi, ogni volta che vuoi. Bene, vai, andiamo a Dewford. Eccoci qui, siamo arrivati a Dewford Town, questa è la casetta di Mr. Briny, questa è la palestra che faremo ovviamente nel prossimo episodio e noi esploreremo la città di Dewford nel prossimo episodio perché ora noi curiamo i nostri Pokémon un'altra volta anche se non credo ce ne fosse bisogno perché li abbiamo appena curati, ma detto ciò questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!